Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di una storia molto inquietante da un lato, ma anche molto affascinante dall'altro. Questo caso qui, ragazzi, ha parecchi spunti di riflessione, sia dal punto di vista religioso che scientifico. Sto parlando dello strano caso di Hai mai sognato quest'uomo? Ripercorriamo la storia dall'inizio. Correva l'anno 2006. Una paziente di uno psichiatra a New York disegnò quest'uomo qui, che ben presto venne soprannominato This Man, ovvero quest'uomo. Questa donna affermò di aver visto quest'uomo in tantissimi sogni. Non era una presenza negativa. Quest'uomo le dava solo dei consigli. Il volto raffigurante quell'uomo venne riconosciuto anche da altri suoi pazienti, che giuravano di non aver mai visto e conosciuto quell'uomo in vita loro. Il mistero qui si infittisce quando questo psichiatra si consultò con altri psichiatri e venne a conoscenza che anche gli altri pazienti degli altri psichiatri conoscevano quest'uomo. Questa storia si espanse in tutto il mondo. Migliaia di persone affermavano di sognare quest'uomo. Successivamente venne anche creato un sito, thisman.org. Non so se attualmente il sito è ancora aperto, però questo era una specie di forum che si occupava di raccogliere le testimonianze di tutte quelle persone che sognavano quest'uomo. La domanda che ci sorge spontanea è questa: è tutto frutto della fantasia di queste persone oppure una verità? Diciamo, ragazzi, che come ho detto a inizio video, questa storia ha molti punti di riflessione che adesso andremo a vedere. Come ho detto poc'anzi, questa storia si diffuse in tutto il pianeta, catturando l'attenzione di religiosi, scienziati, psicologi. Dal punto di vista religioso, questa apparizione viene vista come l'apparizione di Dio, ovvero una delle forme di Dio che aiuterebbe la persona nella sua quotidianità. Altri invece affermavano che This Man non fosse altro che una persona reale in grado di saltare da un sogno all'altro grazie a delle doti psicologiche. Entrambe le ipotesi sembrano essere molto discutibili, soprattutto l'aspetto religioso. L'esistenza di Dio può essere messa in discussione perché non c'è una prova concreta di un'esistenza soprannaturale. Però, ragazzi, adesso soffermiamoci sul parere di molti psicologi, i quali ipotizzavano che questo fenomeno non fu altro che suggestione o falsi ricordi, ovvero ricordi creati dall'autoconvinzione di aver visto o aver fatto un'esperienza che in realtà non è mai accaduta. Prima di chiudere il video, ragazzi, vorrei riportarvi alcune testimonianze. Leggiamone qualcuna. Ho avuto questo sogno ricorrente per alcuni anni. Un uomo alto e scuro mi mostra una foto e mi chiede se in quella foto posso riconoscere mio padre. L'uomo nella foto è un uomo mai visto prima. Non sembra per niente mio padre. Tuttavia, inspiegabilmente, rispondo di sì. In quell'uomo io lo riconosco. A questo punto io mi sveglio con una sensazione di tranquillità. Altre volte il sogno continua. Sto davanti alla tomba di mio padre. Ho posto dei fiori per terra e mi rendo conto che la fotografia sulla lapide non è presente. Mi sono innamorata di lui sin dalla prima volta che lo vidi nel mio sogno, anche se, pensandoci, effettivamente era un po' brutto. Tuttavia ogni volta mi spiazza con i suoi gesti romantici e le sue parole dolci. Compra fiori per me, gioielli. Mi porta fuori a cena o in spiaggia a guardare il tramonto.
E voi cosa ne pensate di questa storia? Il fenomeno di Ismen è veramente esistito? O è solo una forma di sogno collettivo? Fatemelo sapere sotto nei commenti. E se volete supportarmi, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Io vi saluto e vi ringrazio, e noi ci vediamo in una prossima storia. Ciao!